Nostrum l'abbiamo fatta perché a noi tocca appunto accogliere questi immigrati, ma non potrà durare a vita, è ancora tornato ad appellarsi all'Europa. Ma ormai le parole di Alfano contano come il due di picche. Alfano anziché dire faccia. L'operazione Mare Nostrum è un fallimento nei numeri e nei costi. Ha determinato una vera e propria invasione di immigrati clandestini. Dal 1 gennaio 2014, 52.000 immigrati clandestini trasferiti sul nostro territorio, più 523% di immigrazione clandestina. Mentre Alfano parla, in Spagna ieri hanno respinto 1.000 immigrati clandestini nell'enclave di Melilla. Gli spagnoli bloccano l'immigrazione clandestina, attuano la politica dei respingimenti, invece in Italia si continua ad applicare la politica delle porte aperte, la politica filo-immigrazionista del governo Alfano-Renzi. L'Italia adotta politiche sbagliate, l'Europa se ne frega e il combinato disposto di questi due fattori porta a 52.000 immigrati clandestini sul nostro territorio, 1.200 euro al mese, più del doppio della pensione sociale degli italiani. Mare Nostrum è un fallimento che va immediatamente bloccato. Sono mesi che la Lega chiede di ripristinare le politiche che furono adottate nel 2009 dal ministro Maroni, che è la politica dei respingimenti, che è la politica delle espulsioni, che è la politica dei pattugliamenti, che è la politica degli accordi bilaterali con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo, che è quella politica di controllo delle frontiere che il nostro paese non sta assolutamente facendo. Il nostro è l'unico paese al mondo che utilizza l'esercito e la marina militare non per controllare i confini ma per importare immigrazione clandestina. Il nostro è il paese che esporta 100.000 giovani teste pensanti all'estero e importa immigrazione clandestina quando abbiamo 3 milioni e mezzo di disoccupati. Questo alla faccia di chi dice che l'immigrazione clandestina è una risorsa per il nostro paese. Chi lo dice si porti gli immigrati clandestini a casa propria. Oggi e domani il segretario Salvini è in Sicilia proprio per manifestare il proprio disappunto sulla politica di immigrazione del governo. In occasione dell'inizio del semestre europeo in Europa, quale potrebbe essere una dimostrazione, di protesta per questo, su questo fronte? Ma evidentemente l'Europa deve farsi carico del problema, ma perché l'Europa si possa far carico del problema serve un governo serio che non solo picchia i pugni sul tavolo ma che ribalta il tavolo in testa agli amministratori europei. La modifica della Convenzione di Dublino, che non è assolutamente stata fatta, l'applicazione del burden sharing, il principio tale per cui gli oneri dell'immigrazione devono essere equamente divisi. Oggi però mi verrebbe da dire che il ministro Alfano, anziché andare in Sicilia, terra che dovrebbe già conoscere, ed è per questo che giustamente va il segretario federale della Lega, che è l'unica forza politica che sta dalla parte dei cittadini che non vogliono l'immigrazione clandestina. Oggi io inviterei il ministro Alfano ad andare in Spagna. Ad andare in Spagna, dove nei confronti dell'immigrazione clandestina ci sono delle politiche di assoluto rigore e di contrasto serie, in quella Spagna dove la ministra Malmström dà 10 milioni di euro per attuare la politica dei respingimenti. In poche parole, siamo al fallimento più totale delle politiche da parte del governo. Io credo che un governo e un ministro serio di fronte a un fallimento di queste dimensioni dovrebbe fare una sola cosa, prendere e andarsene.